Ciao a tutti, stasera vi voglio presentare un vino che adoro e quando ho ricevuto il pacco da Bellenda, parte la gioia di vedere che il pacco veniva da lui perché mi piacciono tantissimo i loro vini, ma c'era proprio la curiosità di quello che sarebbe arrivato. E con la premessa che io adoro, e lo sottolineo 10 volte, i vini col fondo. Quando ho visto che ho tirato fuori il metodo rurale, ho detto vabbè, il primo vino di cui parlo non può essere che lui, perché mi piace tantissimo non solo il vino, ma proprio si parte dal packaging perché lo trovo semplicemente splendido. Intanto ho visto che è stato aggiunto anche questo sigillo giallo molto bello che riporta la dicitura dei fratelli Cosmo. Invece il talloncino del metodo rurale c'è sempre stato, che racconta tutta la storia appunto di come viene prodotto e perché viene fatto così. E poi anche la bottiglia in generale è bella, mi piace tantissimo il tappo che lo trovo di una comodità pazzesca, e anche il formato da litro che lo trovo particolarmente interessante per tutte le attività di ristorazione, uno perché è comodo, è comodissimo, e due anche per l'idea di fare degli eventi piuttosto che dei banchetti, lo trovo assolutamente molto gestibile e anche redditizio, se vogliamo. Adesso vi voglio parlare del vino. Scusate. Allora, perché mi piace? Innanzitutto ha un bellissimo colore che io definirei citrino, e in effetti se devo pensare al profumo che avverto di più è proprio quello della scorza di cedro e anche qualche nota di cedro candito che mi piace veramente tanto. E lo trovo bellissimo come colore. Beh, essendo col fondo, ovviamente i lieviti sono presenti nella bottiglia. Secondo me berlo limpido è un peccato perché, come vuole la tradizione, è bello sentire come parte il lievito sorso dopo sorso, cioè più versi il vino, più parte limpido e man mano che vai avanti e procedi nella bottiglia, più forte si fa il centro di lievito. Secondo me questa è la vera chicca di questa tipologia di vini che appunto, come ho già detto, mi piacciono molto. E queste note al naso, delicatissime, e che viaggiano dal burro alla noce, ai fiori di tiglio e appunto a questa scossa di cedro che gli dà una spinta e lo rende, secondo me, molto adatto a sgrassare i risotti. E probabilmente è interessante anche con dei fritti di pesce e di verdure. Se però io devo dire qual è il mio abbinamento preferito, a me piace l'aperitivo, cioè se io penso a un vino per eccellenza d'aperitivo, penso a questo metodo rurale e con il salame di Montisola, dove vivo io, e perché non la pigna romagnola, anche perché io poi in fondo sono romagnola, e quindi assolutamente l'aperitivo, anche se stasera l'ho provato con degli spaghettoni con le sarde, i pomodorini zatterini, l'ho trovato fantastico perché questo vino è la prova che la Glera può avere struttura e soprattutto che può averla anche con un metodo ancestrale che di per sé ha una bollicina più delicata, ha dei sentori meno marcati, però l'ha tenuto egregiamente, quindi non posso dirvi altro di provarlo e di farmi sapere se questi consigli vi sono stati utili, perché io lo adoro e spero col cuore che lo adorerete anche voi. Ciao a tutti, un bacio.